6-7, quindi onde anche di 5-6-7 metri e il vento di circa 59. In zona ci sono tre mercantili, una nostra motovedetta della Guardia Costiera, delle Capitaneriera 310 e sono arrivati sul posto anche degli elicotteri che però hanno delle difficoltà al momento ad operare a causa proprio delle cattive condizioni del tempo. Il traghetto è il Norman Atlantic, un RoRo italiano, imbarca circa 400 persone più 58-56 di equipaggio e al momento un certo numero di queste persone, circa 150, dovrebbero essere state recuperate da una delle navi che è giunta in zona. Le operazioni comunque sono ancora in corso e ci sono difficoltà. Abbiamo contattato i mezzi in zona, che erano delle navi che si stavano dirigendo sul luogo dell'incidente. Poi successivamente siamo stati dirottati su una zona in cui c'erano dei battelloni gonfiabili che erano stati rilasciati dalla nave in fiamme, che per le cattive, veramente proibitive condizioni del tempo si erano rovesciati. Rovesciandosi avevano lanciato degli uomini in mare e quindi noi siamo arrivati in questa zona e abbiamo iniziato a procedere con le operazioni di soccorso. Siamo riusciti a salvare una persona dall'acqua, che era in acqua, appunto sbalzato fuori da questo battellone gonfiabile, mentre una nave si avvicinava alla zona e contemporaneamente salvava altre persone appunto dei battelloni che si erano rovesciati. Le condizioni in zona sono veramente proibitive, il vento è superiore ai 50 nodi e il mare va dagli 8 ai 9 di forza.